Ed è per questo che noi vi abbiamo analizzato attraverso la nostra webcam quando entravate. E fra tutte voi, solo una ha meritato il titolo di donna del tavolino. E nessuno ce ne voglia, perché comunque la voglia c'è, ma nessuno se ne voglia, perché comunque nei prossimi concerti molte di voi potranno diventare la donna tavolino. Questa sera vince il titolo donna tavolino Elena. Bravo! Perché Elena? Ditemelo voi. Ditemelo voi, mi hai detto ti do 50 euro se mi chiami a farti fare la donna a tavolino, ti ho detto ti smusso la chiappa, però tu ci stai sul tavolino? No, ci sta. Allora, ho sbagliato, ma tu ci stai? Oh, ha detto che ci sta, ragazzi, io vado, perché erano anni che non mi capitava un'occasione così. Sto scherzando, giustamente. Serve una sedia per la donna a tavolino, questa sedia, no, è adesso. Sgabello, tu vuoi sgabello, siedi qua sgabello, tavolino. Elena, la nostra donna tavolino, che viene da? Selvazzano. Dentro o fuori? Dentro, Selvazzano, sempre dentro. Un grande applauso ad Elena di Selvazzano, dentro. E questa sera per noi sarà sicuramente splendida. Ecco, adesso se sono ritardi di bibite eccetera ce n'è in più. Oh, guarda che mi devi guardare in te gli occhi. Stasera si esce, e si mangia il pesce, ti farò una proposta, mangio un'aragosta, dirò che mi piaci, sgusciando i crostaci, chiederò la tua mano, sussurrando pian piano, che tu sei splendida, con quell'aria un po' timida, sei la neve più candida, la salita più ripida, sei l'idea più fulgida, della mente più fervida, ti vedo splendida, perché splendida sei tu. La pergola, ci sediamo a una tavola, tu che ordini ostriche, una gran sera da favola, sei piezuppa di gongola, chilo e otto di spigola, fritto misto due astici, un branzino alla diavola, sì però sei splendida, tra noi scambia la busana, che dimori un po' avida, con la bocca un po' umida, la tua lingua sei morbida, su un peccano alcida, ti trovo splendida, perché splendida sei tu. Ci siamo, sto per dirti che ti amo, sto per darti l'anello, mentre mangi un pastello, ma c'è il cameriere, che ti guarda se è vero, 1000 euro di conto, neanche 1 euro di sconto. Buonasera. Mi sarei al cameriere.
Ma chi che non ha capito? La fattolina qua, la gamagna, 1000 euro per conto, salio. Dice, 4 piatti di ostriche, una impepata di cozze, 1,8 kg di spigoli, mica mica porco, sai? 8 etti di scampi, un aragosto in terra. Aspetta che giro il foglio. 2 astrici, neanche uno, 2. Una gansievola, 3 piatti di mazzancone, 1 piatto di schiere di qua polenta. Senti che gusti, pranzino alla diavola. I gamberetti trifoleati, insalata la salsa di beverasse fritte. Mai sentire una roba del genere. Un San Piero al sugo di Diego. Sei proprio da basare dopo questa cosa. Sì, auguri Sado, auguri. Un'orata, la frittura mista, le seppie in umido, un uomo alla matriciana. Mare a casa! Un sorbetto guarnito al cucugiangi. Una coppa al mascarpone, un cornetto, un guazzetto di bugio di cugio e per finire quello che l'ha gattinato prima, un pacello. Comunque, mi ascolta o no? Perché sennò vado a casa, tanto comunque, zero che vado a pagare 1000 euro di salario. È costernato. Comunque, con rispetto parlando, cavalare da dire una roba, la fattolina qua, sei proprio un boello senza fondo, sa? Ma signor cameriero. Boscolo. Boscolo. Mi scusi, un coglione a caso. Mi scusi, ma io non pensavo. Quest'altro giorno è che pensavo a mangiare solo il bisatto, Dio! E io faccio una splendida, una funga sei rapida, mangi con te una lurida. Che ne venga la candida, è una cosa un po' splendida e senza troppo viscida, ma io faccio una splendida, perché splendida sei tu. E io faccio la splendida, mangi come una gravida, diventerai flaccida e forse anche frigida. E comunque sei stupida, che 1000 euro di lapida, e io faccio una splendida, perché splendida sei tu. Consiglio, la prossima volta porti a mangiare un kebab, che fa prima.